Salmo 53, versetto 6. Oh, chi darà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Il Signore ha mantenuto la sua parola e ha punito meno il popolo di Israele dopo quello che aveva combinato e li ha richiamati dai quattro angoli della terra, riportandoli nella terra promessa, strappandoli da degli imperi estremamente forti e potenti, forse i più potenti di quell'epoca. Ma Dio è andato oltre, non solo ha rallegrato Giacobbe e la discendenza promessa ad Abramo, ma con la venuta di Cristo ha allargato questa salvezza, portandola fino ai gentili, giungendo fino a noi con la predicazione della croce che ha portato salvezza. Questa è l'opera di Dio che ha innestato dentro quell'ulivo anche le nostre anime. E per di più, quanto dobbiamo vegliare sulla nostra condotta affinché possiamo stare saldi, attaccati a quell'albero, prendere energia, vita da quell'albero, senza uscire, senza seguire l'esempio che c'era stato lasciato dal popolo di Israele, in quanto la Bibbia lo dice chiaramente, che è un motivo d'esempio. E se la loro caduta ha fatto arrivare fino a noi, Dio non ha riguardi personali. Se non stiamo attaccati a Lui, ecco che verremo tagliati. Signore, grazie per la Tua opera, ma metti dentro di noi un desiderio e la serietà di servirti per rimanere attaccati a Te, che sei la vera vita. Il Signore ci benedica.